பெண்ணாலே பதிலாடும் மிதியாலே La maggioranza dei bambini vengono da una isola chiamata così Coroncotta, che è l'isola dei fuori casta. Legalmente non ci sono fuori casta e casta alta o più bassa, però in realtà socialmente esiste. 2 o 3 anni fa c'era una barca lasciata dal comune, i bambini salivano e remavano da sé e venivano. Da 2 o 3 anni fa il comune ha messo una barca a disposizione con motore, quindi c'è una persona che li trasporta, così pure per tornare a casa. Però quando arrivano nella casa non è che ci siano i genitori a seguirli, a aiutarli a fare i compiti, perché i genitori vanno a lavorare. Qui abitano le famiglie che lavorano nelle risaie, ma queste risaie sono dei proprietari e le donne generalmente, quando non hanno lavoro nei campi del riso, vanno a pescare sotto l'acqua a seconda della marea alta o bassa. Akash KS, St. Peter's School ലാണ് പഠിക്കുന്നത്. Io sono Akash KS e studio a St. Peter's School. Mi piacciono le galline, le anatre e anche i pesci. Ho dei pesci colorati nell'acquario. Più di tutto mi piace giocare a calcio. Vivo con i miei genitori, con mio fratello maggiore e con la nonna. Mia mamma e mia nonna lavorano in una clinica omeopatica. Mio padre è un pescatore. Fisherman. Abbiamo cominciato la costruzione della nostra nuova casa 5 anni fa. Con i risparmi di noi 3 che lavoriamo, stiamo portando avanti il cantiere. Abbiamo anche preso in prestito dei soldi che ancora dobbiamo restituire. La costruzione della casa non è terminata, c'è ancora molto da fare. Ci vorranno circa 150.000 rupie per finire i lavori. Avere una bella casa era il nostro sogno. Il Signore ci ha permesso di arrivare fino a questo punto e siamo contenti. Che nasce povero perché non è voluta da lui, no? Quindi tenerlo sempre povero è una violenza che noi facciamo. Noi cerchiamo non solo di insegnare a scrivere, a leggere, ma cerchiamo, questo è il nostro intento, no? Di dare i valori morali e sociali e spirituali. Questi ragazzi un domani saranno a loro volta genitori, quindi forse quando loro saranno i genitori la situazione cambierà, questo è quello che speriamo. Da grande voglio fare l'ingegnere meccanico. Sono molto bravo nel disegno. Questo posto mi piace tanto. Mi piace abitare qui.